Siamo nella stanza del sindaco di Milazzo, Giovanni Formiga. Appena terminata la conferenza stampa sullo stato patrimoniale dell'ente, ed ora gli faremo qualche domanda per il lettore di Oggi Milazzo in modo da avere una sintesi e capire bene cosa sta succedendo al municipio. Allora, sindaco, ci stiamo avviando nuovamente verso il dissesto o no? No, noi abbiamo fatto un lavoro faticosissimo nel corso di questi mesi per ricostruire finalmente la situazione reale delle finanze del comune. Abbiamo il fronte di maggiore difficoltà sui debiti fuori bilancio, che ammontano a 44 milioni di euro, originano prevalentemente da sentenze, e prevalentemente tra le sentenze quelle più pesanti sono quelle derivanti dall'esproprio dell'asse viario, e quindi oggi sappiamo in che condizione è il nostro ente. Abbiamo scelto come amministrazione di proporre al Consiglio Comunale di valutare la possibilità di accedere al piano di riequilibrio, quindi non alla procedura di dissesto. Come mai questa scelta? Perché la procedura di riequilibrio, a nostro avviso, è una procedura meno dannosa per l'ente. Però 44 milioni di euro sono tanti. Sono troppi. Noi sappiamo già che 44 milioni di euro in riequilibrio non riusciremo a gestirli. E quindi l'idea è quella di proporre al Consiglio Comunale questa ipotesi. Se il Consiglio Comunale la condividerà, avviare una prima fase, che il meccanismo, diciamo, il procedimento del riequilibrio si snoda in un periodo di 90 giorni. Utilizzare la prima fase, che è una fase che abbiamo stimato in circa 30 giorni, per verificare se è possibile ridurre, attraverso transazioni con i creditori, se è possibile ridurre l'ammontare di questo debito in maniera tale da poter fare un piano di riequilibrio che stia in piedi, cioè che sia sostenibile dal punto di vista economico, anche perché farne uno che non sta in piedi significherebbe intanto che sarebbe bocciato dalle istituzioni deputate al controllo, ma comunque significherebbe fare un'attività che poi non si riesce a portare a compimento e le conseguenze sarebbero peggiori dei mali che si vorrebbero evitare. Sindaco, però, diciamo al cittadino poco attento, che magari, insomma, non mastica molto di politica e che ha seguito insomma in modo molto fugace quello che è successo in questi 10 mesi, verrebbe da dire, insomma, ma ci ha impiegato 10 mesi per arrivare al dissesto come avevano fatto i tuoi predecessori. No, intanto non stiamo andando al dissesto, ribadisco, stiamo verificando se è possibile fare un piano di riequilibrio dell'ente. Dopodiché ci sono voluti 10 mesi in un comune che non ha un ragioniere generale, tra le altre cose, per fare un lavoro che è stato veramente certosino. Noi abbiamo ricostruito posizione per posizione, non a blocchi, cioè ogni singolo creditore dell'ente individuato per nome e per cognome, con l'importo esatto del suo credito aggiornato con interessi e rivalutazione monetaria. Stiamo parlando di una quantità impressionante di posizioni, soltanto di quelle iscritte in bilancio erano oltre 3.000, di debiti fuori bilancio sono oltre 1.000. Significa esaminare tutte le posizioni, verificare se l'obbligazione è esistente, che caratteristiche ha, calcolare su tutto interessi e rivalutazione, e in mezzo fare anche tutte le altre cose che si devono fare, ovviamente, non è che le altre ci vengono. Ma questi debiti fuori bilancio, 44 milioni di euro, in quanto tempo sono stati raccolti? Molti anni veramente. E perché se ne conosce l'esistenza solamente oggi? No, non è vero, nel senso che in particolare le sentenze vengono sistematicamente notificate all'ente, poi ci sono procedure esecutive, quindi è ben noto. Ma nel vecchio piano non c'erano 44 milioni di euro? Intanto non c'era un piano, perché il comune era in dissesto, quindi non c'era un piano di riequilibrio. Diciamo che non si conosceva l'ammontare esatto di questi debiti, semplicemente perché nessuno ha voluto fare la somma. Perciò, in sostanza, per concludere, il bilancio vero e proprio ha dei residui attivi, se ho capito bene? Sì, se non esistessero i debiti fuori bilancio, noi avremmo un ente sano. Ho capito. In questo caso però abbiamo 44 milioni di euro sano, di mi perdoni, sano a condizione di realizzare l'entrata, perché poi abbiamo un monte di residui attivi, cioè di crediti, di somme che il comune deve riscuotere
un importo molto importante. Ah, insomma, ci sono molti evasori a Milazzo, mi sembra di capire. Allora, ci sono molti evasori, ma di quelli non abbiamo nemmeno i dati. Poi ci sono quelli di cui abbiamo i dati, cioè le persone che ricevono, diciamo così, le bollette, per semplificare il concetto, e non le pagano perché non ce la fanno. Che percentuale c'è di evasione? Varia di tributo in tributo, a seconda che siano in autoliquidazione o meno, ma siamo molto molto bassi, molto al di sotto del 50%. Cioè praticamente il comune incassa il 50% delle bollette che emette. I tributi comunali sono per lo più rifiuti e bollette dell'acqua sostanzialmente. Va bene. C'è anche l'addizionale IRPEF, c'è l'IMI. Perciò, per concludere, 44 milioni di euro di debiti fuori bilancio, ora l'amministrazione farà una proposta, esatto, per un piano di riequilibrio per avviare la procedura in consiglio comunale, 30 giorni di tempo, e per poi, capire se riusciamo a transigere con i nostri creditori. In caso contrario si proclamerà il dissesto. In caso contrario non avremo grandi alternative. D'accordo, e perciò tempi duri per i cittadini di Milazzo. Tempi duri ormai da molto tempo.